Passa negli giardini di Piazza Dante, parla di Giuseppe Valenti. E sappiamo che fu ucciso e torturato dopo aver ucciso anche lui due fascisti. Ci può raccontare l'accaduto? La lapide è stata collocata nel 1972, nel cinquantesimo del fatto, degli avvenimenti. Veramente le cose non sono andate come si raccontavano. Certamente. Perché? Perché poi ci fu un processo e di questo episodio parla anche un gerarca fascista che si chiamava di Pesaro, Caporione, Raffaello Riccardo, che scrive un libro nel 1936 e poi pubblicato nel 1939 dal titolo Pagine squadriste. Gli squadristi sapete chi erano? Gli squadristi erano, però squadre, erano, o squadrecce, erano dei fascisti che con i bastoni arrivavano, colpivano e ripartivano, che hanno spaccato le sezioni dei partiti, dei sindacati, campicato nelle persone, eccetera. Nel caso specifico, a Fossombrone, i fascisti hanno cominciato a farsi sentire. La loro sezione era nata nel 22 e nell'agosto del 22 il sindaco socialista di Fossombrone, Raffaele Sassi, fu costretto a dare le dimissioni, era stato eletto democraticamente, fu costretto a dare le dimissioni, così come gli altri sindaci socialisti. Ma non bastava questo, ci furono anche dei morti a fame e in questa occasione precisa, loro, a Fossombrone si è cercato una qualche difesa. Loro sapevano, i fascisti del posto di Fossombrone, anche lì, molti erano giovani, giovanissimi, sapevano che i più acerrimi, convinti, decisi antifascisti, cioè contro di loro, fra costoro, fra i più accesi, c'era appunto Valenti, detto Francino. Era operaio bracciante, Giuseppe Valenti. E il 2 di ottobre, la ricostruzione è stata fatta dopo la guerra anche dal Comitato di Liberazione Nazionale. In realtà questo gruppo di fascisti, dopo aver tutto una riunione al partito, dopo essere stati, si dice, in casa di alcune donne di Malfare, e sono andati su, dice, adesso andiamo a dare una lezione a Francini, che abitava la cittadella, con la moglie e una figlioletta. L'illuminazione pubblica era scarsa, scarsissima. Nelle case c'era il fumo a petrolio, non c'era energia elettrica. Quando loro arrivano e lo cercano, lui in casa non c'è. Uno di questi prova, questo gruppo di fascisti, ad aprire la porta, lui era lì dentro, nascosto. Si parla di un colpo di fucile, di doppietta, la doppietta che c'era la parola. Il primo che apre, vuole entrare, baldanzosamente viene colpito da un colpo di fucile. Ne muoiono due, Antonio Fiorelli e Fabio Alfano. E i due, e Furio Fabio, scusate, Antonio Fiorelli e Furio Fabio. E l'altro, poi, in realtà c'è una gran sparatoria, molti colpi, che non possono essere attribuiti a lui, perché con una doppietta tu di due colpi non fai. In più, nel buio, non riesci neanche a ricaricare, non c'è, perché non ha stato, quindi piano piano. Se non che dopo questo parapiglia, due restano morti lì, gli altri scappano via, telefonano al loro capo fascista Raffaello Riccardi, vengono su. I fascisti vogliono chiudere subito la pagina di quello che è successo, non vanno dai carabinieri a sporgere denuncia, per dire qui è stato ucciso, no? Ucciso i due nostri commilitoni, bisogna, no? Che voi fate subito le indagini. No, loro decidono di farsi giustizia da soli e quindi i due non chiedono nemmeno l'autopsia, voi sapete si fa l'autopsia per vedere di quante ferite l'hai avuto, se sono proiettili di pistola, di rivoltella, di altri fucili, no, niente. Volevano chiudere la svelta.
martiri della rivoluzione fascista, questo è lo slogan. E a loro verrà dedicata anche una strada. La strada che oggi si chiama Via Vescovado, tra il Palazzo del Comune e il Palazzo Vescovile del Vescovo, quella via che era dedicata a Ferrer, l'anarchico ucciso in Spagna, viene dedicata ai martiri, ai martiri della rivoluzione fascista. Poi, che cosa fanno? Le squadracce fasciste da tutta la provincia arrivano, e non solo, anche fuori provincia, e mettono la città a ferro e a fuoco, nonostante che ci fosse il carabinieri e nonostante che qui a Fossombrone ci fosse il distaccamento del 94esimo reggimento fanteria. Avete presente il ristorante da Gigi? Avete presente da Gigi? Sia sopra che sotto dormivano, era lì il dormitorio dei soldati, una caserma militare. Beh, questi arrivano tutti buoni. I carabinieri non chiamano aiuto, gli sveniti a dargli una mano, questi sono pazzi, questi stanno mettendo la città a ferro e fuoco. E lui lo dice, lo racconta il signor Raffaele Riccardi, come dicevo, il gerarca fascista, in questo modo. I fascisti locali chiamano immediatamente il loro segretario provinciale Raffaele Riccardi, che organizza personalmente la subitanea vendetta e rientra a Fossombrone, e da qui in poi sono le parole sue, precedendo i camion carichi di fascisti, armati fino ai denti. In poche ore alcune centinaia di uomini avevano letteralmente occupato le piazze e le strade della cittadina. I caporoni dormono nelle case dei ricchi, gli altri sotto i portici. Chiamai a rapporto i capi squadra ed iniziammo l'azione punitiva. Non a caso, si intende. Il libro nero, gli indirizzi e i fascisti del posto ci fecero da sicura guida. Cioè, andiamo là, che lì c'è un caporione socialista, là c'è un caporione repubblicano, lì c'è un anarchico, là c'è un comunista. E cominciò la sparatoria. Le serrature saltavano a colpi di moschetto e il fuoco purificatore, cioè dava il fuoco, si incaricava di incenerire le abitazioni dei caporioni e dei più accesi sovversivi. Regolarmente fuggiti per i campi, grazie, stavano lì per farsi bastonare. A notte alta mi incamminai verso la cittadella. Appena raggiunto uno dei suoi punti più alti, mi voltai verso Fossombrone, ammantata da una luce rossastra che più di 100 torce accese sprigionavano. Uno di 100 torce accese, 100 fuochi, avevano dato fuoco a certe case. Anche la cittadella bruciava. Fossombrone ebbe la sua tragica notte di gala, si fa anche l'ironia. Questo è ciò che succede a Fossombrone in una settimana. Per una settimana restano indisturbati a fare, a mettere a ferro fuoco la città, nessuno si muove, né la polizia né l'esercito. Gli lasciano fare, una complicità enorme. Nel frattempo il giovane Valenti era scappato via, perché chiaramente, e una soffiata informano dove si trova. Si trovava verso Monte Pagaruccio. Due filandieri del posto prestano la loro automobile, perché diversamente non c'è di mezzo, vanno sulla chiappa, bastonano qua e là, poi lo mettono davanti al cofano dell'automobile, lo portano a Fossombrone giù e fanno il giro di tutta la città per far vedere come un trofeo, come se fosse un cervo che hai catturato, come un trofeo. Poi lo portano nella sede del fascio, e a breve distanza c'era la stazione dei carabinieri, e lì lo torturano. Allora, le ordine raccapitolano, ho avuto testimonianze di chi era nei giardini, nella sede del fascio, dove c'era la posta adesso? Avete presente la posta? L'ufficio postale, lì c'era il palazzo, non c'è più, dove aveva la sede il fascio. Nei giardini pubblici c'era gente che ha sentito le urla di questo giovane torturato brutalmente, ma non potevano intervenire perché era pieno di fascisti. Dopo che è stato barbaramente torturato, Raffaello Riccardi dà l'ordine di portarlo dietro il cimitero e fucilarlo. A me è capitato di parlare con una signora che era bambina, che è pastorella San Venanzo, che dall'alto ha visto la scena della fucilazione. Una volta fucilato,
se voi leggete il registro dei morti, non dice che è stato torturato, è morto, basta. La testimonianza la portano i carabinieri, complici, con il loro silenzio. Allora, fatta l'autopsia, cosa succede? La perizia medica effettuata sul cadavere del Valenti riscontra 18 colpi di arma da fuoco, è stato fucilato, 38 ferite di pugnale, 38 ferite di pugnale o di altra arma da taglio, delle quali 9 nella regione scapolare sinistra, 9, 2 nella regione carotidea, 3 nella regione ascellare, l'ascella anteriore, davanti, 19 nella regione coscia sinistra, sino a metà regione glutea, 5 nella regione braccio sinistro. Cioè è stato pugnalato, ecco, sentivano le urla nei giardini pubblici, è stato barbaramente, e tutti buoni, tutti sentiti, hanno lasciato fare. Dopo essere stato fucilato nel teatro Petrucci, che adesso non c'è più, c'è rimasto solo il foyer, dove avete presente Piazza Mercato, dove c'è supermercato Bruscoli, di fianco, di fronte, poco più là, c'era il teatro. Convoca i forsemporesi nel teatro, tutti, e dice che si vanta di aver fatto uccidere, dato l'ordine di uccidere questa persona, e dice: questa è stata la più rivoluzionaria delle sentenze, non abbiamo nemmeno un istante sospettato o aspettato che intervenisse la pubblica forza, la pubblica sicurezza, eccetera. Abbiamo fatto la sua sentenza rivoluzionaria. Finita così, dopo la guerra c'è stato il processo. Bene, Raffaello Riccardi è stato assolto perché il suo avvocato ha dato ad intendere che le cose che lui ha scritto nel suo libro, prova, erano millanterie, vanterie, ma in realtà un spettatore, poco più. Purtroppo, quando c'è stato il processo, ancora troppi giudici erano fascisti e di conseguenza lo hanno assolto.